Buongiorno amici, benvenuti in questo nuovo video. Raga, oggi svuota la spesa e vi dico già che questo svuota la spesa sarà diverso dai soliti per due motivi. Il primo motivo è che le cose che vedrete oggi non sono tutte di Lidl. Attenzione, attenzione, cosa straordinaria. Ebbene sì, perché alcuni prodotti li ho presi al Carrefour, mentre il resto praticamente quasi tutto al Lidl. Poi ovviamente vi spiego anche il perché di questa cosa. E il secondo motivo per cui questo svuota la spesa sarà un po' diverso dal solito è perché effettivamente non vedrete i soliti prodotti, cioè forse qualcosina sì, ma il resto sono tutte cose un po' particolari, nuove, che non avete mai visto. Quindi quante novità in questo svuota la spesa, cioè prepariamoci psicologicamente. Partiamo subito e partiamo con le cose surgelate. Ovviamente da Lidl sono andata durante una settimana in cui c'erano sia i prodotti francesi che quelli caraibici. Tra l'altro quelli caraibici non so se siano una novità, perché raga io non ricordo di aver mai visto i prodotti caraibici da Lidl, ma potrei essere io che magari non ci ho mai fatto caso. Comunque non so se vi ricordate di loro, le crocchette queste a forma di pallina, crocchette di patate. Ecco, me ne ero innamorata e quindi ne ho approfittato, ovviamente, visto che erano tornate, per prenderne due sacconi. Sono veramente super buone, anche se l'idea di accendere il forno con questo caldo, insomma, non è che proprio mi renda felicissima, però comunque sono talmente buone, ma talmente buone che potrei anche affrontare il caldo del forno. Poi, sempre come prodotto francese, ho preso queste crocchette di formaggio di capra con pomodorini. C'erano sia con il bacon, mi sembra, o comunque qualche carne, che con il pomodoro, quindi io ho preso questo qua, dovrebbe essere pomodoro secco, una cosa del genere, sì esatto. Mi ispirano un botto, raga, veramente un botto. Se l'avete già provata, fatemi sapere come sono. Poi ho preso dei gelati, perché direi che è giunto il momento, e abbiamo dei classicissimi Maxi Bon, anche se in realtà forse non sono tra i miei gelati proprio preferiti in assoluto, e infatti gli altri che ho preso sono più nei miei gusti, ovvero questi. Questi facevano parte dei prodotti caraibici, se non sbaglio, c'era in diversi gusti, una specie di fior di latte, diciamo, però con la copertura esterna questa di cocco e ananas, raga, cioè strabuoni. E poi c'erano anche, mi sembra, il kiwi, una cosa del genere. Mi ispiravano di più questi, anche perché dove c'è l'ananas, raga, io mi ci fiondo subito. Sono ossessionata dall'ananas, quindi non vedo l'ora di provarli, più dei Maxi Bon, devo ammetterlo. Fatemi sapere nei commenti se siete team gelato alle creme, quindi cioccolato, panna, eccetera, o team gelato alla frutta. Io, raga, frutta tutta la vita, ma ovviamente se c'è un gelato alle creme non è che lo rifiuto, cioè per carità. Comunque, questo era tutto per il freezer, metto subito tutto via, perché fa decisamente caldo e turno. Bene, 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 passiamo ora alla frutta e alla verdura, cioè che in realtà è quasi tutta verdura, ma vabbò. Ho preso una melanzana di queste qua rotonde, erano due, una l'ho usata per una cosa che poi vi spiegherò, ed è veramente strabuona, raga, veramente super buona, quindi approvatissima questa rotonda. Poi ho preso dei pomodori, cioè adesso che è estate ovviamente la mia alimentazione sarà a base di pomodori, probabilmente pomodori, pomodorini, cioè qualsiasi tipo di variante di pomodoro farà parte della mia alimentazione. Poi ovviamente immancabile radicchio. Poi, altra cosa immancabile, l'insalata romana per i miei topini. Delle banane, che in questo momento è l'unica frutta che ho voglia di mangiare. Anche perché le fragole mi fanno un po' allergia, quindi è meglio evitarle. Aspetterò che arrivino delle pesche buone buone, poi inizierò a comprare anche quelle. Poi ho preso delle mega zucchine e dei cetrioli, altra cosa immancabile nella mia alimentazione estiva. Tra l'altro voglio provare a fare una cosa, cioè che raga è una cazzata. Cioè detta così sembra che devo fare una cosa straordinaria, invece è proprio una cazzata. Che ho visto su TikTok, qualcuno mi disinstalli quell'app per favore. Praticamente, io sempre detto che i cetrioli secondo me sanno di anguria, anguria non dolce, e ho scoperto che questa cosa è vera, nel senso che l'anguria e i cetrioli fanno parte della stessa famiglia. E su TikTok sta girando questo trend di provare a mangiare un pezzo di cetriolo passato nello zucchero, e dicono che appunto il sapore è proprio quello di anguria, e ci sta appunto, perché effettivamente il cetriolo sa di anguria non dolce, quindi con lo zucchero saprà di anguria. E niente, voglio provare a fare questa cazzata, so che non potevate vivere senza questa informazione e quindi l'ho condivisa con voi. Comunque questo era tutto per quanto riguarda frutta e verdura, preferisco non prenderne troppa tutta insieme perché sennò mi va male, piuttosto la compro man mano. Ma ora veniamo alla parte frigorifero e il resto delle cose. Allora vi faccio vedere le cose che secondo me sono interessanti, poi magari per voi sono cose che invece vedete tutti i giorni. Per me sono interessanti appunto perché io faccio la spesa sempre da Lidl, e per quanto Lidl sia bellissimo sotto tanti punti di vista, per altri punti di vista invece è un po' limitante, perché tante cose che magari troviamo negli altri supermercati da Lidl non ci sono, tipo tante varianti vegetali di cose che tipicamente sono fatte di carne, hamburger, wurst eccetera. Quindi quando io vado in altri supermercati come può essere il Carrefour, faccio rifornimento di queste cose che per me sono wow, la vita. E ora vi faccio vedere cosa ho preso. Allora, partiamo da queste salsicce, wurstel, non so bene, no, salsicce, ok, salsicce ovviamente vegetali, che raga mi ispirano un botto. Tante delle cose che vedrete oggi le avevo prese per una grigliata, che effettivamente c'è stata, ma avete presente quando dovete aspettare che la griglia sia pronta e nel mentre vi mangiate tutte le patatine che ci sono, e così poi arrivate che la griglia è pronta e non avete
anche più fame. Ecco, è quello che è successo a me l'altro giorno con questa grigliata. Quindi in quella grigliata ho mangiato solo una melanzana. Quindi mi sono rimaste tutte queste cose che ovviamente poi mangerò, e queste mi ispirano veramente tantissimo. Poi, della stessa linea, ho preso questi straccetti che avevo già preso in passato, raga, sono buonissimi. Sono fuori di testa da quanto sono buoni, veramente sono devastanti, troppo troppo buoni, e sono appunto degli straccetti di soia. Poi, sempre della stessa linea, ho preso queste crocchette che dovrebbero essere tipo quegli spinaci, se non sbaglio. Spinaci, riso e formaggio, molto molto invitanti anche questi. Poi, sempre della stessa linea, questi hamburger. Sapete che sono una fan degli hamburger vegetali che voglio ricreare un po' quelli di carne. Questi non li avevo mai provati, quindi entreranno a far parte degli hamburger fake meat che ho provato. Vedremo come sono. Anche di tutte queste cose, ovviamente, se voi le avete già provate, fatemi sapere cosa ne pensate. E mi ispirano, devo dire che hanno un aspetto molto molto invitante. Poi ho preso di un'altra linea invece questi sticks vegetali con cereali croccanti. Mi ispiravano molto anche questi. Dovrebbero avere anche una salsa. Esatto, salsa gourmet inclusa. Quindi vedremo anche queste come sono. E poi ho preso anche questa, la mortadella vegetale. Anche questa non l'avevo mai provata. Ho provato alcuni affettati vegetali. Alcuni sono proprio terribili e immangiabili, altri sono buonissimi. Questa, cavolo, mi ispirava proprio un aspetto da mortadella vera. E quindi la proverò. Vediamo, vediamo, magari scopro che è buonissima. Poi, sempre per quella famosa grigliata, avevo preso dei tomini, questi qui classici, e poi questi che mi ispirano tantissimo al tartufo, raga. Non avevo mai visto dei tomini al tartufo. Io adoro il tartufo, tutto ciò che ha il gusto tartufo io lo prendo, e non vedo l'ora infatti di provarli. Poi ho preso questi yogurt di soia alla pesca, ananas, insomma diversi gusti. Ok, due all'ananas e passion fruit, e due alla pesca. E questi, raga, non ho ancora capito bene dove si trovavano, nel senso che li ho presi al Lidl, ma erano buttati sopra in mezzo a tutti gli altri yogurt di soia non di questa marca, e questi erano gli unici messi lì così. Quindi boh, vabbè, io li ho presi, non erano scaduti né aperti né niente, quindi mi sono fidata. Poi, sempre della stessa marca, ho preso questo, lo yogurt di soia, quello senza aromi, senza zucchero, perché raga, sono riuscita a fare in live con voi su Twitch lo stracchino vegano al Carrefour. Appunto, ho trovato tutti gli ingredienti che l'altra volta al Lidl non trovavo, tipo questo yogurt, la maizena, la fecola di patate eccetera, e abbiamo fatto lo stracchino vegano, e raga, è stra buono. Ha una consistenza decisamente inquietante, però molto molto buono. E niente, mi ha avanzato questo e lo mangerò, insomma, a colazione con la frutta eccetera, tanto di sicuro non lo butto via. Poi ho preso delle piadine, le classiche che prendo io, quelle all'olio d'oliva senza grassi animali, perché l'estate per me significa piadina, quindi assolutamente sì. Quando hai caldo non hai assolutamente voglia di far niente, figuriamoci di metterti a cucinare col caldo così. Piadina è la soluzione a tutti i nostri problemi. Poi con lo stracchino vegano che ho fatto, ancora meglio. Poi cosa ho preso? Ho preso della mozzarella di bufala e della mozzarella per pizza, per la pizza che ormai sto facendo sempre in casa, sapete, esce super buona. E infine, per il frigorifero, se non sbaglio, ho preso della guacamole. Raga, quanto è buona, quanto è buona la guacamole. È una delle mie salse preferite in assoluto, e questa è devastante, veramente buonissima, un po' piccantina ma veramente buona. E infine, sempre nel reparto caraibico di Lidl, ho preso questa piña colada senza alcol. Raga, io adoro la piña colada, sia alcolica che non. Questa era senza alcol, ho detto va benissimo, me la prendo, me la metto in frigo, e le mie merende, anzi più aperitivi, saranno costituiti da questo, veramente strabuono. Ok, sono rimaste le cose non da frigo che vi faccio vedere. Ho preso questi tè verdi, entrambi, sì, ad infusione fredda. Io adoro le tisane infuse eccetera ad infusione fredda, perché posso continuare con la mia ossessione per i tè e le tisane anche in estate. Li ho già presi anche gli altri anni, e secondo me questo l'avevo anche già provato, ma non sono sicura. Comunque questo è un tè verde con matcha, menta e liquirizia, buonissimo. E questo invece è sempre un tè verde con mango, ananas, curcuma e aloe. Raga, cioè, volo, letteralmente io volo. Poi ho preso, siccome vi parlavo di aperitivi prima, ho preso questi salatini molto easy, proprio queste cose qua, semplici semplici. Poi ho preso, sempre nel reparto caraibico, questo succo di frutta alla banana. Adoro, raga, mi piace tantissimo il succo alla banana. E anche questo un po' più piccolino, era l'ultimo rimasto, tra l'altro, rip, al mango. Mamma mia che buono il mango, tutto ciò che ha il gusto mango io impazzisco. E infatti, sempre a tema mango e sempre a tema reparto caraibico, ho preso anche il mango disidratato, che non ho mai provato, però sinceramente mi ispira. Secondo me mi piacerà, spero, me lo auguro. Ah, scusate, ce n'erano due di snack così per gli aperitivi, manco mi ricordavo. Cioè, ma veramente ne ho presi due? Vabbè, niente, infatti ci
ma mi sembrano un po' pochi. Ok, rettifico, due cose di snack per gli aperitivi. Poi ho preso dei semplicissimi, tristissimi sacchi, questi qua neri e questi qua gialli. Visto che già siamo sul triste, vi faccio vedere anche dell'alcol rosa per pulire, nulla di che. Poi del vino bianco per cucinare, solo ed esclusivamente per cucinare. Poi la cosina qui per accendere il barbecue, non mi ricordo come si chiama. Vabbè, il lighter per far prendere la brace del barbecue, perché l'ultima volta non ce l'avevamo e ci abbiamo messo tipo 6 ore, quindi decisamente necessaria. Poi questa confezione da 6 di birre Corona. Raga, io in estate veramente adoro la Corona. Non è una birra particolarmente buona, onestamente non è una birra che io berrei se non fosse estate, cioè tipo in una giornata di dicembre non lo farei mai. Però la Corona è proprio quella birra che mi sa di estate, che ho voglia di bere, perché non è troppo alcolica, perché con quell'alcol col caldo non è proprio la coppietta vincente, ed è bella, rinfrescante, leggera, così ci sta un sacco, soprattutto con una fettina di lime o di limone se proprio non abbiamo il lime. Raga, secondo me è il top del top, quindi 6 Corone da mettere in frigo assolutamente. E ok raga, siamo giunti agli ultimi due prodotti, che sono queste due confezioni di penne di mais e riso. Raga, le avevo prese l'altra volta e mi sono piaciute tantissimo, ma veramente tantissimo. Sì, la consistenza è un pochino diversa, rimangono forse un po' più gommose, però non mi dà fastidio, il sapore è molto buono. Se comunque utilizzate dei condimenti belli saporiti, manco si sente la differenza nel sapore. Quindi ne ho prese due confezioni perché veramente super approvate. Peccato che ce ne sono poche, 400 grammi a confezione. Insomma, e boh raga, quindi questo era tutto per la mia spesa. Sono contenta che finalmente vi ho fatto vedere qualcosina di diverso e non sempre le solite cose. Spero che sarete felici anche voi. Fatemi sapere ovviamente cosa ne pensate. E giunti a questo punto del video, scegliamo un bell'hashtag della fine da scrivere qui sotto nei commenti. L'hashtag della fine potrebbe essere, ce l'ho raga, facciamo hashtag Caraibi. Caraibi sia per il caldo che fa che per le cose caraibiche che ho preso. Sì, ci sto, facciamo hashtag Caraibi. Scrivetelo qui sotto nei commenti. E niente, io vi ricordo che in descrizione vi lascio il link per potermi seguire su Instagram, il link per potermi seguire su TikTok, il link per potermi seguire su Twitch e il link della mia Amazon wishlist. Io raga vi ringrazio tantissimo come sempre per essere rimasti con me anche in questo video e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!